infatti ieri la notizia ovvia, attesa, ovvero che ogni decisione rispetto alla possibilità di svolgere o meno il Palio del Golfo è ovviamente rinviata. Insomma, state vigilando insieme all'amministrazione comunale la situazione e deciderete il da farsi solamente più avanti. Senza dubbio non possiamo che navigare a vista, ci sembra l'unica scelta logica e rispettosa in questo momento, che prendere qualunque decisione ora non tiene conto di quello che potrà essere lo sviluppo di questa malattia e di questa problematica. Quindi aspettiamo maggio, quando magari saranno allentate le misure, e poi da lì con l'amministrazione faremo un ragionamento costruttivo per capire cosa possiamo fare di questa stagione e in che maniera. Ecco, nel frattempo ovviamente tutti coloro che fanno parte del mondo del palio hanno accolto anche l'appello di restare a casa. Poco tempo fa anche sono stati diffusi dei video dove proprio gli stessi ragazzi invitavano a restare a casa. Ecco, però stare a casa non significa smettere di allenarsi, tant'è che immagino che tutti si siano in qualche modo organizzati per fare quello che ovviamente è possibile, non andare in mare, però allenarsi quantomeno a casa. Sì, per quanto riguarda l'appello, senza dubbio una cosa carina e utile, perché il nostro movimento è un movimento piuttosto giovane, naturalmente gli atleti, addirittura i timonieri, sono bambini e ragazzi giovani che quindi potrebbero anche prendere sotto gamba questa situazione, invece hanno tutti dimostrato responsabilità capendo il momento e anzi condividendo questo messaggio con la popolazione. Certo, non vuol dire che smettano di allenarsi, anzi penso che il tempo libero a casa li renda ancora più attivi da questo punto di vista. So che molti si sono portati a casa il remergometro, che è il nostro strumento di tortura per eccellenza, ma penso che anche gli altri in qualche modo, anche magari senza andare a correre, perché ovviamente adesso è fortemente sconsigliato, che si stiano inventando qualcosa per tenersi in forma. Loro diciamo che sono piuttosto pronti, a parte che manca la parte del mare, che per noi è abbastanza importante, evidentemente, però aspettano anche loro notizie.